un annuncio sul display del servizio radiotaxi di Milano. Con queste poche parole, i tassisti del capoluogo lombardo sono stati informati della morte del loro amico e collega Luca Massari. L'autista aggredito il 10 ottobre scorso per aver involontariamente investito un cane sfuggito al controllo della padrona. Massari si è spento all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dopo 30 giorni di coma in cui non ha mai ripreso conoscenza. A stroncarlo è stato un attacco cardiaco. I tre aggressori che lo trascinarono fuori dal taxi per picchiarlo sono ora accusati di omicidio colposo, aggravato dai futili motivi.